Ben ritrovati su Review in You. Oggi vado a recensire questa sonda ideale per andare ad ispezionare tubi sia con l'acqua sia senza, anche scanalature o come nel mio caso diciamo per lustrare una fessura, un'apertura del camino. Quindi ve la vado a mostrare velocemente. Allora, ci sono diverse dimensioni, diversi metraggi di cavo. Vi lascio innanzitutto il link in descrizione del prodotto acquistato su Amazon. Io ho acquistato il cavo di 15 metri. È un prodotto che arriva all'interno di questa confezione di cartone, all'interno libretto illustrativo, ma è veramente intuitiva. E avete anche dentro questo cilindro, adesso lo vado ad aprire insieme. Avete praticamente un magnete da attaccare sul bordo della telecamera, un gancettino per poter, ad esempio, se voi utilizzate la sonda per cercare di tirare fuori un oggetto nel lavandino o nel tubo, ad esempio un anello, un gancetto, quindi si va a posizionare qua e non influisce assolutamente la visione della telecamera. E poi c'è anche uno specchio, che è questo qua. Quindi potete veramente utilizzarla al meglio secondo del vostro bisogno. Come si vede dalla confezione di carta, ci sono 6 LED, permette di tramite una connessione al wifi e tramite l'installazione di Scope View, l'applicazione sul vostro smartphone, permette di farvi vedere in tempo reale le immagini e di registrare anche un video o scattare delle foto. È veramente intuitiva. Non serve il wifi di casa perché praticamente questo apparecchietto all'estremo del cavo funge da una sorta di wifi, router wifi. Quindi una volta che avete scaricato l'app, avete il wifi, andate a configurare l'app con questo wifi e successivamente potete vedere le immagini in tempo reale. Allora, comodi innanzitutto questi laccetti in velcro per racchiudere il cavo. E poi ecco, qui su questa parte qua di telecomando c'è la possibilità di scattare foto, zoomare e qua regolate la luminosità. Qua invece andate a accendere o spegnere. Come vedete c'è la lucina che vi indica che è acceso o spento. Adesso qua abbiamo la luce. Come vedete io sto andando a aumentare e la luce aumenta. È un prodotto veramente utile e vi dico innanzitutto magari due dati, giusto per... Allora, la telecamera ha una misura di all'incirca 4 centimetri, 4 e mezzo, mentre il davanti 4 mm. Quindi, giusto per capirci, il cavo è impermeabile, quindi potete utilizzarlo nei tubi pieni d'acqua. L'unica cosa che non è impermeabile è l'apparecchietto qui, wifi. Si ricarica col cavetto micro USB, andate ad attaccarlo ad un alimentatore, vi durerà all'incirca 2-3 ore. Io l'ho utilizzata per sondare il camino, la canna del camino, e devo dire che mi è durata all'incirca 2-3 ore. Devo dire che la preoccupazione un po' di tutti è il fatto, ma il cavo è abbastanza rigido, il cavo vale veramente la pena poi utilizzarlo nei tubi. E a questo proposito ve lo faccio vedere, nel senso, allora vado un attimo a sbrogliare. Come vedete il cavo è semi rigido, cioè adesso io ho fatto questa pressione e si modella in questo modo. Però il discorso è quello, quando voi vi trovate ad un'altezza di già 4 metri ad esempio e dovete ad esempio salire in alto, è palese che il peso del cavo con la lunghezza appunto che si va a creare vado poi a diciamo appiattire il cavo, quindi in sostanza non è quella rigidità che si potrebbe avere come un paletto di ferro. Quindi è normale che salendo verso l'alto, poi scendendo è un altro discorso, ma comunque salendo verso l'alto, come il mio caso per sondare la canna fumaria, ovviamente la rigidità, poi la semi-rigidità che ha, va ad appiattire, ad afflosciare il cavo. Spero di essermi spiegato bene.
però per sondare ad esempio tubi o scanalature non dovrebbe esserci a questo riguardo un problema. Ma vi dico subito la soluzione che ho adottato io a questo riguardo, ovvero ho preso un tubo flessibile, quelli per passare i cavi, zigrinato, ho legato l'estremità iniziale del mio tubo alla telecamera o con una fascetta, ho fatto lo stesso lungo le altre parti del tubo e poi ho accompagnato quindi il tubo dell'elettricità con il cavo della telecamera della sonda e sono riuscito senza problemi a sondare la mia canna fumaria. Quindi è un prodotto veramente interessante. Il prezzo è sui 40 euro, poi io l'ho acquistata, ho acquistato 15 metri di cavo, ma vi ripeto, sono disponibili anche diversi metraggi, 10 metri e 3,5 metri, 5 metri, eccetera. Per altre domande non esitate a pormele, link in descrizione del prodotto. Alla prossima review.